Nell'ultimo video del punto riportavo un'affermazione del presidente Napolitano che nel suo libro La Via Maestra spiega di aver voluto con forza il Transatlantic Trade and Investment Partnership, in sigla TTIP, TIP, di cui parlerò oggi definendolo per quello che è in realtà, con termini italiani, ovvero un partenariato Stati Uniti ed Unione Europea su commercio e investimenti. In attesa di quello che viene definito essere il prossimo quarto round dei negoziati per questo TIP, vediamo di capire di che cosa si tratta. Sul sito ufficiale della Commissione europea si trova che questo TIP, questo partenariato fra Stati Uniti ed Europa, ha, cito testualmente, l'obiettivo di aumentare il flusso commerciale e di investimenti fra l'Unione europea e gli Stati Uniti. E sempre la Commissione europea ci spiega che lo scopo, in altre parole, sarebbe l'eliminazione dei dazi e di altre limitazioni al commercio di beni. Sempre l'istituzione europea ci indica poi che il mandato al negoziato comprende sostanzialmente tre elementi: accesso ai mercati, allineamento delle regole e norme in materia di commercio che sappiano rispondere alle comuni sfide globali, quindi accesso ai mercati, allineamento delle regole e allineamento delle norme per la globalizzazione. Bene, intanto cominciamo quindi ad avere la quadra complessiva dell'accordo, che evidentemente serve per portare a compimento la globalizzazione, ossia quella prateria dove predare tutto il possibile, facendo tabula rasa delle produzioni locali, regionali e nazionali. E se qualcuno pensasse che il mio è una sorta di sentimentalismo ideologico, chieda ad agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani, piccoli e medi imprenditori, industriali, per vedere quanto ci hanno rimesso con la globalizzazione portata avanti nell'ultimo periodo. Torniamo al nostro TIP. Nello specifico, questo accordo Stati Uniti ed Europa prevede l'abolizione dei dazi sul commercio transatlantico relativo ai prodotti industriali ed agricoli. I negoziati per l'accordo si stanno occupando di norme in materia di origine degli alimenti, apertura ai mercati dei servizi, ad esempio uno degli esempi che viene citato è proprio quello dei trasporti. Ma anche, documenti ufficiali, questo accordo serve ad ottenere il più alto livello di liberalizzazione e protezione degli investimenti, ovviamente privati, eliminando eventuali condizioni discriminatorie delle imprese che investono a livello transatlantico. I negoziati inoltre si occupano di appalti pubblici, aprendo i mercati degli appalti a tutti i livelli di governo, anche locale, senza alcun tipo di restrizione. E ancora si occupano dell'eliminazione degli ostacoli oltre frontiera, come le norme relative all'ambiente o alla sicurezza di alimenti, farmaci e prodotti vari. Non basta. Il negoziato sta affrontando anche la questione dei diritti di proprietà intellettuale e c'era un po' da aspettarselo dopo la bocciatura dell'ACTA, ve ne ricordate? Ne avevo parlato in un punto in sede europea. Vediamo però nello specifico l'aspetto degli investimenti. Con il tanto decantato Trattato di Lisbona, la competenza per la negoziazione relativa agli accordi di investimento è stata ceduta totalmente all'Unione Europea, la quale deve intervenire su un sistema che ha bisogno, si legge nei documenti ufficiali, di miglioramenti finalizzati a trovare un migliore equilibrio tra il diritto degli stati di regolamentare e la necessità di proteggere gli investitori, che una posizione fra l'altro già assunta dal Parlamento europeo il 6 aprile del 2011 e che in soldoni significa assecondare ulteriormente gli investitori privati. Quegli investitori stranieri, ad esempio, che dovremmo più correttamente chiamare con il loro nome generico, ovvero multinazionali, e che con questo accordo TIP otterrebbero quattro garanzie fondamentali nel rapporto con lo Stato che li ospita. 1. Protezione dalla discriminazione, trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale. 2. Protezione dall'espropriazione, che non sia per uno scopo di politica pubblica e non equamente indennizzata. 3. Protezione dal trattamento discriminatorio e ingiusto. 4. Protezione nella possibilità di trasferire capitali. E tutto questo, oltre a un sistema di risoluzione delle controversie che permette a un investitore di presentare direttamente un ricorso contro le autorità del paese ospitante di fronte a un tribunale internazionale. Facciamo un esempio, perché sennò restano solo parole nel vuoto e non capiamo la colpa.
Se la Monsanto, ad esempio, si sentisse in un qualche modo discriminata dalla nostra normativa in materia di OGM, organismi geneticamente modificati, potrebbe citare in giudizio la normativa italiana, l'Italia, il paese Italia, per quello che sarebbe ritenuto dalla multinazionale un trattamento ingiusto, visto che negli Stati Uniti, e non solo chiaramente, può benissimo coltivare OGM. Un altro esempio. Una qualsivoglia multinazionale può trasferirsi in Italia o in un altro paese europeo, garantendosi la possibilità di trasferire i propri capitali e di poter pagare le tasse all'estero. O ancora, con questo TIP, Stati Uniti e Europa sarebbero eliminati al commercio come, cito testualmente, potrebbe essere un regolamento che può impedire a un'azienda straniera di vendere i propri prodotti, per esempio imponendo determinate modalità di produzione. Allora, pensiamo, che so, al regolamento dell'autorità europea in materia di cibi trattati con gli ENM, ovvero le particelle, i materiali nanoingegnerizzati. Non ci sarebbero più problemi a vendere anche qui da noi, come già avviene negli Stati Uniti, barrette, cereali, cornflakes, noccioline che per garantirne la croccantezza più a lungo sono rivestite da uno strato nanometrico di vetro, alla faccia della nostra salute. Ma continuiamo con gli esempi relativi al commercio e ai cosiddetti ostacoli al mercato aperto e usiamo un'altra citazione dai documenti ufficiali sulle sostanze chimiche. Qualora le autorità di regolamentazione riuscissero ad accordarsi per coordinare le valutazioni sulla sicurezza delle medesime sostanze chimiche, le aziende non sarebbero costrette a ripetere determinati test. E questo ovviamente varrebbe anche per farmaci, vaccini, additivi chimici, magari sperimentati, che so, per soli 6 mesi anziché 20 anni, per poter ottenere l'autorizzazione alla messa in commercio da parte della Food and Drugs Administration degli Stati Uniti. Fa poi sorridere un opuscolo presente sul sito della Commissione Europea che tenta di prevenire eventuali obiezioni sotto forma di domanda e risposta. Leggiamone un frammento. Domanda. Se lo scopo del TIP è incrementare il più possibile il commercio, la conseguenza non sarà forse che i negoziatori cercheranno di ridurre al minimo la regolamentazione? Risposta. No, la regolamentazione non scomparirà. No, un attimo, la domanda era ridurre al minimo, la risposta è no, non scomparirà. Quindi se non scompare, resta ridotto al minimo, o no? Un altro frammento è significativo. La regolamentazione non si esaurisce nelle politiche di fondo relative al livello di tutela. L'elemento prevalente sono essenzialmente i meccanismi tecnici che traducono in pratica le scelte politiche. Ecco, a questo proposito noi europei un pochino di esperienza ce l'abbiamo. Come ha ben spiegato l'ex ministro Guarino, nonostante la volontà politica nel trattato di Maastricht con l'articolo 102 e 103 fosse quello di lasciare comunque una sorta di autonomia in termini di politica economica agli Stati membri, è arrivato il regolamento appunto con meccanismi tecnici introdotto nel 1997 che ha spazzato via ogni residua briciola di sovranità politico-economica. Se tanto mi dà tanto, questo riferimento relativo al TIP, all'accordo Stati Uniti-Europa, a proposito di meccanismi tecnici successivamente redatti sempre da questi signori, moltiplica le preoccupazioni anziché toglierle. E in fin dei conti ci sarà pure un perché se Emma Marcegaglia, presidente di Business Europe, così come la European Roundtable, la lobby europea costituita dalle maggiori multinazionali operanti in Europa, dichiaravano già un anno fa un grande sostegno al TIP. Ovvio, il TIP avvantaggerebbe le grandi corporations e le multinazionali che agirebbero in un mercato fatto apposta, ritagliato apposta per loro. Non va però trascurato il fatto che il TIP porterebbe a compimento quanto messo nero su bianco dal presidente Obama nell'Executive Order 13.534 dell'11 marzo del 2010, con cui gli Stati Uniti si sono impegnati testualmente a intraprendere passi per migliorare l'accesso ai mercati oltreoceano per le attività manufatturiere, agricole e per i fornitori di servizi statunitensi, aprendo in maniera fattiva nuovi mercati, riducendo le barriere al proprio commercio statunitense e rinforzando in maniera robusta i loro statunitensi accordi commerciali. Il TIP è disegnato apposta per questo. Inoltre, per i convinti assertori della cosiddetta democraticità delle istituzioni europee, sarà bene chiarire che ne stiamo parlando a babbo morto.
E per il semplice fatto che oltretutto sono impazzita a trovare fonti, documenti ufficiali, dato che ovviamente chi di dovere non ci dice nulla. Oltretutto, rispetto a questo tip, è già ben delineato il ruolo degli Stati membri e del Parlamento europeo nel negoziato, come indicato dalla stessa Commissione europea. Il Consiglio europeo ha già approvato gli orientamenti utilizzati dalla Commissione per negoziare a nome dell'Unione europea. Al termine del negoziato saranno il Parlamento europeo, che ha una funzione consultiva, dà un parere, dà un'opinione, e lo stesso Consiglio a deliberare in merito all'esito. Il Consiglio. Ma si è già dato il via libera praticamente alla Commissione per i negoziati, per negoziare l'accordo? Secondo voi sarà contrario all'accordo? Non basta. Un accordo di questo tipo, che riguarda la nostra vita quotidiana, la nostra salute, il lavoro, l'ambiente, dovrebbe essere assolutamente pubblico e coinvolgere al massimo tutti i popoli, tutti i cittadini europei. E invece? Invece scrive la Commissione europea che il mandato del negoziato per un partenariato transatlantico su commercio e investimenti è un documento riservato. All'inizio di un gioco non si comincia la partita rivelando agli altri fin dai primi momenti la propria strategia. All'inizio di un gioco, state giocando con le nostre vite, con il nostro lavoro, con il nostro futuro, la nostra salute, vergognatevi! Non potete tenerci all'oscuro. E a proposito di oscurità, che ne dite di sapere su quali basi è stato voluto questo TIP, il partenariato Stati Uniti-Unione Europea per il commercio e gli investimenti? Nei documenti ufficiali si legge che il TIP implementerebbe l'economia dell'Unione Europea di 120 miliardi di euro all'anno, stando a un rapporto commissionato dalla stessa Unione Europea al Center for Economic Policy Research di Londra, un centro definito dall'Unione Europea indipendente. Indipendente? Andiamo a vedere quanto. Sul sito dell'Economic and Social Research Council si legge che tale centro, in sigla CEPR, ha ottenuto finanziamenti anche dalla Banca d'Inghilterra e dalla Fondazione Rockefeller per i primi 5 anni di vita. E oggi, sul sito ufficiale dello stesso CEPR, trovate che alcuni dei supporter di questo centro indipendente sono le banche centrali, in molti casi privati, di vari paesi e non solo europei, dato che ci sono anche la Banca del Canada e la Banca di Israele. Poi, sempre per garantirne la totale indipendenza, a finanziare il centro si trovano la BCE, cioè la Banca Centrale Europea, Alpha Bank, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Intesa San Paolo, Gruppo Santander, JP Morgan, ma anche, attenzione, attenzione, c'è pure il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, che supporta questo centro indipendente. Banche private, BCE e MES, che in un qualche modo sostengono il centro assolutamente indipendente, da cui è stato sfornato il rapporto che spiega l'utilità economica fra Stati Uniti ed Europa per questo accordo, su commissione, fra l'altro, della stessa Unione Europea. Nota degna di merito è il fatto che questo CERP, tanto indipendente, è presieduto da tal Guillermo della Dehesa, membro del gruppo dei 30, del comitato esecutivo del Banco Santander e International Advisor di Goldman Sachs. Fra l'altro, diversi ricercatori tanto indipendenti del CERP, tanto indipendente, lavorano per la Rockefeller Foundation o per la Banca Mondiale. Una sorta di colossale gioco delle tre carte, dunque. Inoltre, il dossier del CERP per la riduzione delle barriere transatlantiche al commercio e agli investimenti vede come project leader Joseph François, economista di Linz, Austria, con cittadinanza austriaca e statunitense, che ha già lavorato per l'International Trade Commission degli Stati Uniti, occupandosi degli accordi NAFTA, GATT e WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ora, dilampante come la luce del sole, c'è l'opportunità di chi, finanziato da banche private, supportato da fondazioni e istituzioni come la Banca Mondiale, il Meccanismo Europeo di Stabilità, la BCE, pensa che il TIP, il partenariato fra Stati Uniti e Unione Europea, debba assolutamente essere fatto e molto alla svelta. Di molto oscuro c'è invece l'indipendenza dello studio che ne dimostra la validità. Così come di oscurissimo, anzi di censurato, di secretato per i cittadini, ci sono i contenuti dettagliati dei negoziati per il TIP.
Facciamo quindi in modo che se ne parli, che si sappia che cosa stanno facendo sopra le nostre teste e come all'insegna della globalizzazione tutto sarà terra di conquista per le multinazionali. Non ci sono scuse. Europarlamentari, forze politiche, sindacati, associazioni di categoria, la smettano di fare il palo a questo sistema e a questo partenariato Stati Uniti-Unione Europea. Questo TTIP va fermato e subito.